siamo a bordo campo con Domenico Mammoliti, mister della formazione del Saint Michel, che ha espugnato, ha sbancato, come abbiamo detto nella nostra telecronaca, con pieno merito il rettangolo del Saverio Spinella. Comunque giriamo il microfono a lui per un commento su questa partita. Effettivamente è stata una bella partita. Sul fatto pieno merito, sì, è vero, però molte, diciamo, occasioni che hanno avuto all'inizio anche quelli del Borgo Grecanico, siamo stati un po' fortunati anche, diciamo che abbiamo indirizzato la partita subito a favore nostro quando abbiamo concluso l'azione col gol, e quindi andando in vantaggio poi le cose sono diventate un po' più facili. Però diciamo che abbiamo avuto oggi veramente difficoltà e non abbiamo giocato come al solito. Però è una squadra che ha giocato con carattere e personalità nella fossa dei leoni, cioè in campo esterno. Sì, questo sì, ragazzi, avevo chiesto proprio questo, perché quando viene a mancare la tattica, la tecnica, la stanchezza, bisogna tirare fuori la grinta, oggi ci tenevamo in particolar modo, visto che è la festa di San Michele Arcangelo, quindi il nostro presidente Don Godioso ci aveva chiesto i 3 punti e insomma siamo riusciti a portarli a casa. Gli addetti ai lavori indicano il Saint Michel come una squadra outsider, noi invece pensiamo, a giudicare da quello che si è visto qui sul terreno di gioco dello stadio Mauro Simone, che il Saint Michel possa giocare un ruolo di primo piano. Guardi, la ringrazio per questo complimento, però io vengo già dall'esperienza della Gioiese, dell'Acqua Bosco, della San Michele ancora prima. Questi ragazzi che oggi fanno parte di questo gruppo, la maggior parte sono ragazzi che a calcio non giocavano da anni. Sono ragazzi che sono stati delusi dal sistema, anche di gioco, insomma, sono stati appassionati dall'organizzazione, dalla volontà, dalla determinazione, insomma, perché li trattiamo come veri professionisti, ma soprattutto questa è la cosa più importante. Noi dobbiamo giocare, io non dico nemmeno partita per partita, ma allenamento per allenamento. Ovviamente poi pari dignità e pari forza in campo, 11 contro 11, e poi vediamo. È normale che ci classificano come una matricola, è normale anche che ci mettono nella zona, insomma, salvezza, o addirittura come squadra materasso, perché non conoscendo gli elementi, non conoscendo la voglia che c'è, è giusto così. E poi non abbiamo nemmeno, diciamo, le forze economiche che possono avere le altre squadre per vincere il campionato, in quanto i nostri ragazzi sono supportati in tutto, però non percepiscono il contributo che possono percepire altre squadre, insomma. Però tante volte io dico che i soldi non garantiscono il successo, e quello che non tira fuori, diciamo, l'organizzazione sistematica che viene in questi campionati, lo tira fuori la voglia, la grinta, la determinazione di voler dimostrare qualcosa in più. Una squadra che sul piano tattico, tecnico e anche spettacolare ha segnato 2 gol e addirittura poteva anche mettere a segno un 3° gol. Sì, il primo gol è stato veramente eccezionale, anche il secondo su un'azione, ma questo è il lavoro che paga, il lavoro, perché noi lavoriamo molto sul campo. Io rappresento, diciamo, lo staff perché sono il mister, però a fianco a me ho gente come Alfonso Barillà, come Pasquale Luppino, come Franco Gioffrè, oltre a tutti i dirigenti che ci seguono, e noi cerchiamo di curarli. Io mi sono scelto proprio uno dei migliori ex attaccanti se non dico della provincia, secondo me anche della Calabria, che è Alfonso Barillà, uno dei migliori difensori in passato, perché io, non essendo stato calciatore, posso solo imparare da loro. E Gioffrè, che è stato anche uno, oltre che il più grande del gruppo, è anche quello che dà più esperienza e più maturità, insomma, e ci tiene anche uniti. Quindi la mia forza principale sono loro, poi io diciamo do il mio, come anche tutti i ragazzi e i dirigenti. È il nuovo che emerge a Gioia Tauro, una città che ha espresso in passato la Serie C ai tempi di Franco Scoglio. Sì, diciamo che i paragoni sono troppo pesanti, però noi cerchiamo, voglio dire, di portare questo calcio che non si deve fermare a Gioia, ma deve essere portato anche nella pianura. Noi vogliamo rappresentare più che Gioia, vogliamo rappresentare un modo di fare calcio, un modo di essere, un modo di vivere, ma soprattutto vogliamo dare un calcio diverso, non fatto dagli opportunismi, dalle false promesse, dai contributi non dati. Noi vogliamo essere veri, sinceri per quello che possiamo dare ai ragazzi e anche a chi ci sostiene, e soprattutto vorremmo veramente, insomma, dare un messaggio nuovo anche calcisticamente. Prossimo turno? Prossimo turno è lunedì all'allenamento.
Mister Cormaci, come commentiamo questa prima sconfitta nel campionato di prima categoria in casa? Certo, dopo aver perso a Bianca all'ultimo respiro, cioè, volevamo fortissimamente vincere questa partita, purtroppo non ci siamo riusciti, anche perché siamo stati forse negli ultimi 16 metri anche troppo precipitosi, abbiamo creato tantissimo secondo me, però non abbiamo creato con giudizio secondo me, abbiamo creato spesso per inerzia, abbiamo sbagliato dei gol facili e loro hanno avuto le loro due o tre occasioni. Le partite sono fatte di episodi, gli episodi la squadra ospite li ha sfruttati, mentre il Borgo Greganico, che ha giocato meglio nel primo tempo una signora partita, non è riuscita a fare breccia. Sì, loro si sono difesi benissimo, hanno persone esperte. A un certo punto da loro è entrato Trentinella, che ha giocato in Serie D parecchi anni, sia con l'Interreggio sia con la Palmese e via dicendo, quindi qualche giocatore di qualità ce l'hanno, non, sicuramente ha poco a che vedere questa squadra con quella dell'anno scorso, che in seconda categoria ha fatto i play-out. Forse inconsciamente qualche mio giocatore pensava invece che andavamo a affrontare una squadra così. Io in settimana le avevo avvertite che se sono andato a vincere a espugnare San Gaetano Catanoso, hanno pareggiato con il Pellaro, sicuramente qua si tratta di una squadra che sa stare in campo, robusta, che lotta su ogni pallone. Noi invece, frutto anche della gioventù, quello che ti dicevo prima, i pregi e i difetti di avere ragazzi giovani. Quanto ha pesato l'assenza di Martino? Martino era tra i più in forma, è chiaro che poi abbiamo dovuto adattare sulla fascia Scordo, che tra l'altro non ha giocato male, però sicuramente abbiamo perso uno tra i più in forma. Poi anche l'altro Martino è rientrato solo giovedì da Milano, quindi ancora un po' sulle gambe, però sono sicuro che ci darà una grossa mano in futuro. E ora però bisogna iniziare a fare punti, perché un punto in tre partite è pochino, ma gli obiettivi del Borgo Greganico, come tutti sanno, è la salvezza. Sì, non è che quello che abbiamo fatto finora è tutto da buttare sicuramente, però ora dobbiamo iniziare a pensare anche a fare i punti. I complimenti agli avversari li abbiamo avuti pure oggi, però sicuramente dobbiamo... Non ha rubato niente il San Michele? No, ha avuto le sue occasioni, ha fatto i suoi gol. Se la partita è finita 2-0 possiamo recriminare quanto vogliamo sulle nostre occasioni sbagliate, però la verità è che la partita, il risultato è questo. Indipendentemente, poi non c'è nessuna legge che chi gioca meglio debba vincere o viceversa, quindi il risultato è questo, lo dobbiamo metabolizzare prima possibile. Cercare di lavorare sugli errori che abbiamo fatto e cercare di fare più punti a partire dalla prossima gara fuori casa. Sì, sabato giochiamo a Fiumara di Mulo contro San Roberto, quindi un'altra partita difficile. Loro sono una buona squadra, ma noi ce la dobbiamo giocare, ormai abbiamo poco da perdere, nel senso che noi dobbiamo pensare partita per partita, dobbiamo cercare di fare più punti possibili, rimanendo sempre uniti e compatti. Le sconfitte ci possono stare, fanno parte del gioco, quindi servono per maturare. Comunque lo scotto del noviziato, la matricola l'ha pagato. Sì, probabilmente giocare con 4-5 fuori quota ha il suo peso, ma noi continuiamo nella nostra logica, che è quella di far giocare più ragazzi possibili, quindi dobbiamo farli crescere, dobbiamo aspettarli, dobbiamo avere tempo per poter migliorare. Altro dirigente, Rocco Trimboli, a lui il microfono per commentare questa partita e anche con una prospettiva, diciamo, sui programmi della società.
Sì, diciamo che è stata una partita avvincente dal punto di vista sportivo. Abbiamo visto due squadre che hanno duellato per tutti i 90 minuti. Forse ha sprecato troppo la squadra di casa, perché diciamo che noi siamo stati bravi nel concretizzare quelle due o tre occasioni che ci hanno diretto in rete, non abbiamo sbagliato, quindi un plauso ai nostri giocatori, ma non un demerito agli avversari che hanno lottato per tutto il tempo. Le prospettive nostre non sono mai prospettive che guardano la classifica. Noi ricordiamo che siamo una squadra legata a un progetto cristiano, quindi il nostro presidente è un sacerdote, praticamente la nostra classifica guarda più la disciplina e il rispetto dell'avversario e quelle che sono le regole comportamentali. Poi ovviamente i ragazzi giocano a calcio, i ragazzi esprimono la loro voglia di giocare e quindi loro guardano la classifica perché meritano quello che fanno, seguite da mister Mammoliti. I Michelini hanno avuto il merito di non perdere la testa, tenere la barra dritta e la bussola giusta di fronte agli assalti un po' disordinati alla ricerca del gol del 2-1 degli assalti locali. Sì, diciamo che hanno giocato anche con la testa, perché non si sono fatti abbattere, e soprattutto con il cuore, perché hanno sfruttato tutte le forze che avevano, anche se ancora non sono in condizione al 100%. Non è una società Materasso, non è una squadra Materasso, una squadra che debba salvarsi. Non lo sappiamo, lo scopriremo nel corso del campionato. Prossimo turno? Il prossimo turno aspettiamo i risultati e speriamo che sia un proseguo buono per la classifica. Siamo col dirigente Vincenzo Napoli, Cecio per gli amici, grande giocatore del passato, poi si è cimentato anche come allenatore, allenatore dei portieri eccetera. Sentiamo la sua opinione in merito a questo match. Ma sicuramente col mister faremo un'analisi. Se è una questione di sfortuna che stiamo incontrando delle squadre organizzate e tutto il resto, perché noi abbiamo le nostre colpe sicuramente. Fare 10 azioni e non segnare, qualcosa la dice lunga. Però gli altri sicuramente sono squadre organizzate. Una serie infinita di calci d'angoli, rimesse laterali, punizioni. No, ma più calci d'angoli, punizioni, ci sono state le azioni proprio da gol di Obin, di altri giocatori davanti alla porta che abbiamo sbagliato. Un primo tempo speciale, meraviglioso. Ripresa invece? Vabbè, ma la ripresa si cerca di segnare, quindi l'ansia del gol, tutto se poi mettiamo in conto che questa è una squadra organizzata. Hai sbagliato due volte ha fatto due gol. Noi abbiamo fatto un sacco di azioni, ma purtroppo secondo me è un momento no. Cioè il classico pedaggio che si deve pagare del noviziato. Bisogna tesaurizzare le sconfitte per trovare il bandolo della matassa, la bussola. No, è che attualmente il mister ha due giocatori secondo me determinanti sulle fasce. Siccome la squadra, per chi ha visto la partita con la Deliese, la sua forza è nelle fasce, quindi non avendo Caride, non avendo Martino, la squadra risente di non poter giocare sulle fasce, deve giocare per forza per vie centrali. Per vie centrali non è una cosa facile quando si incontrano le squadre organizzate. Con la Deliese, anche avendo incontrato una squadra ottima e organizzata, sono stati loro che hanno pareggiato e noi potevamo pure vincere, però il gioco è stato molto piacevole sulle fasce. Bene o male un punto in classifica c'è. No vabbè, se parliamo di punti, già a bianco potevamo venire con un punto sicuramente. Oggi, avendo tutta la squadra, forse si poteva sperare in qualcosa di diverso, oppure un gol segnato subito al primo tempo poteva uscire una partita diversa. La sconfitta non dico che è meritato, però alla fine noi non è che abbiamo concretizzato, abbiamo preso due gol un po' ingenuamente secondo me. Nel primo tempo avete giocato bene, lasciava ben sperare per il secondo, che però... Però la partita dura 95 minuti abbiamo perso, professore.